La stagione invernale è arrivata e quindi è il momento di preparare i nostri sci ad affrontare l'inverno. Per prima cosa, io consiglio sempre il primo step di dare una bella pulita perché, come vedete, possono essere molto impolverati. Quindi, panno. Se volete potete umidificarlo, bagnarlo un pochino e gli diamo una bella pulita in modo che tornino al loro colore originale dopo la polvere di tutta una stagione. Se li avete messi via dall'interno di una sacca, questo problema non lo avrete ed è un primo step che potete saltare. Una volta che abbiamo dato una pulita allo sci, lo mettiamo in morsa e, se possibile, con degli elastici belli spessi, andiamo a chiudere lo ski stopper in modo che non ci dia fastidio durante le nostre lavorazioni. Rigiriamo lo sci perché lavoreremo principalmente sulla soletta e diamo un'altra bella pulita perché vogliamo proprio essere sicuri che lo sci sia pulito. In questo caso possiamo utilizzare un wax remover oppure un solvente anche generico, anche di quelli che si trovano tranquillamente in qualsiasi supermercato, anche utili per l'uso in casa. Diamo una spruzzata veloce. E sempre col nostro panno andiamo a pulire. Già da questo momento è importante lavorare nella direzione di scorrimento dello sci, quindi dalla punta alla coda. Già con il panno sentirete che in alcuni punti la lamina non è perfettamente liscia al di sotto, oppure ha dei punti di ruggine. Se vedete qui, per esempio, questi sono piccoli punti di ruggine. Allora, con una lima al diamante che si trova in qualsiasi negoziante, andremo sempre lavorando dalla punta dello sci alla fine dello sci, andremo a togliere questi piccoli punti. Questo non è un lavoro di affilatura delle lamine, è semplicemente un lavoro di rifinitura per togliere appunto tutti questi piccoli puntini e queste imperfezioni. Vedete già come lo sci, dopo essere stato pulito, ha tutto un altro aspetto. Quindi questa è la prima fase che richiede un po' di tecnicità, perché bisogna fondamentalmente passare la mano e non devono esserci punti in cui la mano non scorre. Sento che non scorre bene e vado a lavorare con la mia limetta al diamante. Ora è molto meglio, ho uno scorrimento maggiore. Fatto questo passaggio, possiamo girare lo sci e passare alla seconda fase dei nostri controlli pre-stagione. Se avete visto che ho usato le morse, se non avete le morse potete sospendere lo sci tra due file di libri. È lo stesso effetto ed è una cosa facile da fare. Quindi, come detto, giriamo lo sci. Girato lo sci, andremo a controllare nell'ordine tutto il nostro top sheet, ovvero la parte superiore dello sci, per controllare che non ci siano buchi troppo evidenti o che non ci siano problemi che debbano essere risolti da un professionista. E poi andiamo a controllare gli attacchi. Proviamo a muovere gli attacchi con le mani, l'attacco non deve muoversi, per vedere se per caso queste viti qui che fissano l'attacco allo sci si sono allentate. Direi che è tutto in ordine. Possiamo passare, andiamo a prendere il nostro scarpone e proviamo delle regolazioni. Scarpone in posizione, lo andiamo a chiudere nell'attacco. Questa operazione è sempre molto fastidiosa. Scarpone chiuso, cacciavite piatto e andiamo a controllare alcune regolazioni che sono molto importanti. Tutti gli attacchi hanno due tipi di regolazione, tre tipi di regolazione in realtà, però ne vedremo solo due perché sono le più semplici. Questi numeri qui, che indicano la durezza dello sgancio dello scarpone, e qui dietro, o anche in punta su altri attacchi, una regolazione dei millimetri. Questo è uno sci che ho usato io personalmente l'anno scorso, quindi è già regolato, ma vi faccio vedere cosa andare a controllare. Vedete questo registro qui? Qui davanti c'è una vite che lo regola. Adesso se la trovo, eccomi. Ok. Vedete che se io giro,
giro, l'indicatore va indietro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'attacco si sgancerà più o meno facilmente. È importante fare questa operazione di controllo a secco e con l'attacco sempre chiuso per verificare che anche dietro sul nostro registro i valori siano corretti. Una volta effettuata questa operazione, e se avete usato sempre voi lo sci sarete anche sicuri della misura, ma potrebbe essere che l'abbiate prestato a qualche amico e che quindi non sia regolato perfettamente, siete pronti per andare. Come avete visto, sono passaggi semplicissimi che potete fare tranquillamente in casa. Ciò non toglie che se preferite avere un servizio più professionale e rifare la sciolina e rifare il fondo agli sci, potete tranquillamente rivolgervi a tutta una serie di professionisti. Va detto che questo andrebbe fatto alla fine della stagione. Inoltre, un'altra cosa che vi consiglio è di fare questa operazione non il giorno prima di andare a sciare, ma con un po' di anticipo. Potreste trovare dei danni o potreste trovarvi nella situazione di non poter usare lo sci e quindi potrebbe risultare problematico. Ci vediamo alla prossima per altri consigli su come curare i propri materiali. Ciao!